Allora, qualche idea per andare in vacanza quest'anno. Allora, quest'anno con questa situazione qui a me mi è saltato il viaggio a Napoli. Dovevo andare a vedere la parata del 9 maggio a Grozny in Cecenia, avevo già preso il volo, praticamente non mi rimborsano un cazzo perché togliendo le tasse e compagnia varia era l'aereo della Pegasus. Dovevo fare a scalo a Istanbul, mi è andato anche quello, quindi in questo momento la gente ha paura a muoversi, ha paura a prenotare. Ho visto che molte compagnie stanno mettendo dei voli a bassissimo prezzo, per esempio l'EasyJet ti vendono voli a 50 euro per andare alle Canarie, ma chi prende oggi un volo per il mese di febbraio che magari non si sa se ti chiudono tutto e compagnia varia? Le compagnie aeree sono in crisi, la gente penso che quest'estate molto probabilmente non viaggerà tanto, anche se io credo che questa situazione avevo prospettato che al mese di luglio finirà tutto. Delle idee buone sarebbero quelle di potersi muovere in macchina e magari andare controcorrente, nel senso di non trovare casini in giro, perché poi se uno deve fare 15 giorni, andarsene al mare, trovare ore di colonna e compagnia varia, quest'anno delle idee buone anche dal mio punto di vista personale, quindi magari facendovi anche qualche video, è quello comunque di andare a vedere, non so, qualche castello nella Foresta Nera. C'era uno bellissimo, il castello vicino a Stoccarda, che io vorrei andare a vedere, che è una vita che non ho visto. Io sono molto appassionato di castelli, è il castello di Liechtenstein, che si trova vicino a Stoccarda, ma ce ne sono tantissimi nella Foresta Nera che vi ho fatto vedere. Si potrebbe andare a fare un giro nel Falzi, potrebbe andare a Speyer, una bellissima città, fare la Weinstrasse, andare ad Heidelberg, quindi un giro in Germania nella Foresta Nera ci può stare. Vai dalla parte opposta, tanta gente tornerà qui, andrà magari tanti emigrati che ritornano in Italia, ci sarà casino, andando dalla parte opposta non trovi casino, si può visitare la Svizzera tedesca andando in macchina, la Jungfrau, tutta la zona dell'Oberland Bernese che sono posti eccezionali, l'Austria, il Salisburgo, andare in Carinzia, oppure in Slovenia, un altro posto meraviglioso, la Slovenia ci sono passato spesso quando andavo per lavoro in Austria, nella zona di andavo su proprio in quell'angolo dell'Austria vicino a Graz, io avevo fatto degli impianti lì e comunque passavo da lì perché praticamente passavo dalla Slovenia perché praticamente il paese in austriaco che andavo era esattamente dalla parte opposta, i lavoratori erano quasi tutti anche sloveni che lavoravano lì. E questo paese, come si chiamava, non mi ricordo, Bad, cioè, ero stato lì poi per lavoro, c'era anche un mega parco bellissimo anche con saune, piscine, compagnia varia. E comunque passando dalla Slovenia ho visto veramente dei bei posti, quindi dal mio punto di vista come ferie si potrebbe organizzare questo, situazioni di farsi un giro in Austria, le montagne, ma anche in Italia, se io sono stato un paio di volte in Val Gardena, posti meravigliosi, cioè si potrebbe fare un giro in macchina in modo tale che comunque non hai problema di organizzazione. A me piacerebbe andare in Portogallo per vedere i prezzi delle case in Algarve perché sono sicuro di fare degli ottimi servizi lì perché dal mio punto di vista fra 2 o 3 anni i prezzi delle case comunque diminuiranno. Quindi diciamo che quest'anno anche io con questi casini qui mi piacerebbe ritornare a Napoli, ma vorrei fare un po' di video ancora, non so, in Svizzera tedesca e in Germania, tornando a fare un po' il Lambrinetto di una volta, quindi prezzi, differenze Italia-Estero, un po' di intervista magari ad immigrati che sono andati via, cioè tornare a fare quello che ho sempre fatto io, un po' di formazione sul campo, prezzi dell'auto, prezzi dei prodotti, prezzi nei supermercati, prezzi dei farmaci, fare un po' di confronto, fare vedere magari qualche situazione, quindi direi che Svizzera tedesca e Germania. Penso che quest'anno sia una buona idea per me e comunque anche per tante persone che magari non hanno mai visto questi posti, cioè vi fate il bel bollino dell'autostrada. In Svizzera tedesca sì, è cara la situazione, però se prendete con i soliti Booking o compagnia varia, gli alberghi non è che siano stracari. Poi se vi fate una settimana, comunque non è che siete sempre costretti ad andare a mangiare al ristorante, potete comunque farvi qualche picnic, mangiare qualche panino al sacco, eccetera, eccetera. La Svizzera tedesca in alcune situazioni, anche nei supermercati, per esempio, alcuni prodotti costano magari dell'igiene intima e compagnia varia, non costano. Certo, è cara, certo che se andate in un. Però dipende tutto da quello che fate, nel senso chiaro. Io mi ricordo, io mi fermo sempre a un autogrill svizzera tedesca, il Neunkirch, mi pare che si chiami Neunkirch, sì, sulla destra. Ma lì mangi delle fette di torta spettacolari, grosse così,
ma buonissime crostate le paghi 4 euro, to 5 franchi. È vero che se compri un cappuccino, un caffè te lo fanno pagare 5 franchi, ma nessuno ti obbliga a prenderlo. Infatti io mi fermo sempre lì, vado alla Coop da parte, mi prendo una bottiglietta di succo d'arancia che lo paghi una cazzata, oppure mi porto da casa un paio di bottiglie di acqua, prendo lì. Certo, la Svizzera tedesca costa, però costa di più giocare alle macchinette, costa di più fumarsi le sigarette, costano di più di psicofarmaci, costano di più altre situazioni. Iniziate a non fumare, iniziate a spendere soldi in cazzate, droghe, vedete che comunque una settimana è in giro. Ma poi è bello perché potete anche fermarvi lì, potete andare a vedere, non so, fare la stazione, andare dove c'è la parete nord dell'Eiger e fare la stazione dei treni più alta al mondo, che arriva su forse quasi a 4.000 metri. Ci sono tantissime cose. La Svizzera centrale, l'Oberland bernese, sono posti strepitosi. Dove abitava praticamente quelle zone lì, abitava Razzi, è nato, cioè non è nato, si era trasferito lì, è cresciuto lì e ha vissuto lì. Quella zona è lì praticamente che sono fra Thun, ci sono video che ho fatto lì, nella zona lì di Thun, dell'Oberland bernese, Lucerna. Vi potete fermare a Lucerna, che è una città splendida, meravigliosa, girare a sinistra, andare a Interlaken, all'Oberland bernese. Ma ragazzi, qui stiamo parlando del top assoluto al mondo, non è che stiamo parlando del top di Micio Micio Mamao. Qui Oberland bernese, Caucaso russo, i Paesi Baschi, cioè stiamo parlando del top. Oppure, se uno non vuole, papito, incasinarsi con voli aerei e compagnia varia, si può comunque andare a visitare i Paesi Baschi. Alla fine non è lontanissimo prendere in macchina, ti fai tutta la costa sotto della Francia. Io ci sono andato un po' di volte. E quando andavo anche nella zona di Cap d'Agde, prosegui da lì, arrivi e te ne vai, ti fai un giro nei Paesi Baschi. Cazzo, vai a San Sebastian, ragazzi! San Sebastian! Cazzo, guardatemi tutti i miei video che ho fatto sui Paesi Baschi, anche lì sono cazzo posti eccezionali. San Sebastian, Bilbao, potete andare che è lì vicino Pamplona.